questo from Alex. Balogo nel 17, punto 6, notte per la sessione di Sandia, ici a Limbo 7. Allora, tout le monde ici, il d'abord, nous avons aussi la pasta pesto de notre Alex. Bueno chicos, ya hacemos de listo aquí a Limbo 7, el frate de de Sandia, y también después viene la pasta de nuestro Alex con el pesto. Vámonos. Stamattina alle 5 abbiamo il posto di sangria. Alex. È lui. Allenamento? Mi assaggia la sangria di Alex, che dobbiamo fare? Giriamo anche questo, se lo capite così. Non facciamo più. Ma la foto Alex che ha fatto sia la pasta che la sangria. Oh, ma basta! Guardate, mi fa sto bambino. La tua faccia quando sul lavoro. Siamo qui, posso sedere. La camera. Abbiamo pagato. Camera 109 la sta bollendo. Oh, oggi siamo in anticipo. Oh, ma che messe le cipolle anche? No, le cipolle. Che ha butti perché non sta nei cipolle. Nederland? Ja! Yeah. 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 Doei! Oh, verdomme, not over Nederland, hè? Oké, dan heb je af van Finland, Zweden, IJsland. No, vabbè, non esiste. Afghanistan, Afghanistan, Bob Marley dell'Africa, Marley. Italiani? Non abbiamo italiani. Leccesi? Non abbiamo italiani. Non fa parte manco dell'Italia lì. Svizzeri? Pugliesi? Eccolo! Pugliesi, guarda i pugliesi adesso. Tutti più pugliesi. Ok, so, for the Schweiz, de la France, Belgique, Luxembourg, did I miss a country? Denmark. Slovenia. 27 km. Chissà 27 km. Russia. Okay, so I'm gonna make all the language, he's gonna make Turkish. So before you do the sangria, you have to cut some different of fruits. You just cut everything, you also leave the peel, it gives you more taste. When you cut the banana, cut also the lemon, otherwise the banana is getting brown. Also, when you the sangria macht. Einfach alles verschiedene den Früchten schneiden, lasst die Schale auch ringsum, da gibt es ein bisschen mehr Geschmack. Wenn ihr die Banane schneidet, macht auch die Zitrone rein, sonst wird die Banane braun. So, allora, come vous coûtez la poudre, on doit mettre aussi le scritto, l'élément d'eau avec la piel, ça peut plus à sucre, et come vous mettez le banane, on doit mettre aussi l'élément. Allora, tagliamo tutta la nostra frutta e lasciamo anche la buccia che vi dà un po' più di sapore, ok? Quando tagliamo la banana, mi raccomando, tagliate subito dopo anche il limone, sennò la banana diventa nera. Come quella di Damiano. Magari. So, then we start with the first ingredient. Erste Zutat, avec le premier ingrediente. Primo ingrediente è?
Zucchero! Ma si sta zucchero? Che se sa? Sale! Se ne sa, bravo! Che ti passa in testa! Sale! Ma dai! Ma ci vuole il sale! Questo è sale! No! Sale fino, Quello grosso no, come lo faccio! No, signora, questa qua si vende in Colombia. This is very famous in Colombia. E questa si sa, cocaina. Voi non siete signora, questa notte ancora. Allora, this is sugar, of course. Zucchero. So, this is sugar. Just a little bit of sugar. Vediamo un po'. So, Nico, al volo. Then we start with the first alcohol ingredient. Vi begin mit dem ersten alcoholischen Zutat und kommen wir mit dem premiere Alkohol, che cosa sa, was ist das, what is this? Cominciamo con il primo ingrediente alcolico, che cos'è? Rum. Rum, rum. Chi ha detto rum? Bacchi, rum. Chi ha detto rum? Bacchi? Bacchi, applauso per Bacchi, ieri fortissimo calcetto. Bacchi, rum. Ci sono yacht. È rum. È rum. È rum. Quasi rum. E allora sono rum. This is not rum. What is this? Non bevete. Holland, what is this? Il è mort. Il è mort. Padre espressione, maestro. Padre espressione, mamma. What is this? Cos'è? Brandy. Brandy. So the brandy is the strongest alcohol you put in sangria. This is the reason when you make the brandy, leave the fruits 2 hours alone with the brandy so that the fruit can absorb the alcohol of the brandy and it's not taste so strong. So also the brandy is the stärkste alcohol, 38%. Darum lasst ihr den Brandy 2 Stunden alleine mit den Früchten, damit es nicht mehr so stark schmeckt nach Alkohol. Allora, le Brandy vuole laisser 2 ore seul avec le fruit, così c'è pas trop forte le sangria con il bevuto. Allora, so questo è brandy, è l'alcolico più forte, quindi siccome è forte, lo lasciamo un paio d'ore nel frigo con la frutta, in modo che la frutta assorba un po' l'alcol e dopo non sia troppo forte invece quando lo vedi. Ed è facilissimo a trovare per il caso. Tu vai, lo prendi, te lo porti via. No, anche quando lo faccio io. Ma lui dice, quando lo faccio io. Lo prendi, lo paghi al supermercato e lo porti a casa. Signora, signora. Vai, vai. No, ma aspetta, ma un po' di brandy. A little bit. Troppo. We put the whole butter. Niente, lancia. So, sì, buonanotte. Okay, so, here in Tenerife we have to put some love inside the sangria. So, wir müssen ein bisschen Liebe noch reinmachen. Sangria, damit kann man d'amour, dono sangria. So, now un rite, wir haben einen rite, un rito. Un rito perché qua a Tenerife mettiamo un po' d'amore nella nostra sangria, Ma solo un po', solo un po'. So, we're gonna show how it works, we take a cruise with a skate. Sì, un po' d'amore. Attente che facciamo la dimostrazione. Sta muovendo la sangria verso avanti. Un po' d'amore. So, we do it quickly, it's a Mishi, Mishi, cha, cha. Ciao! Meno male che non sento niente di dietro. Ok, so, all together now, Ale Giuseppe, tutti insieme! Pronti? Mishi, ciao! 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 Ok, so, there we go with the second one. Mit dem zweiten alkoholischen Zutat, dann legen wir das hier. Grappa. Secondo ingrediente. Tenetelo, tenetelo. Grappa, attenzione. Grappa, he said grappa. Acqua. Acqua, no. So what is this? It's not grappa, it's not vodka. E cos'è? Acqua. Acqua. Ma è acqua. Questa bottiglia poi acqua. Ma abbiamo un bordello là dentro. Acqua di Padre Pio, signora. È alcolico. What is this, guys? Anice. Vedo lì qua. Valora, dai. Vedo qua. No! La sei slovena? La sei slovena che schifo. Sei un po' di acqua. E se veneta questa qua? Sì. A se veneta? Slovena. E slovena. A Sligo, abbiamo capito, vabbè. Sligovic vuol dire triple sec in tradotto. So, this is the triple sec. So maybe many people of you don't know the triple sec.
But in your country, you know this as control. Okay? So this is the orange liqueur. Okay, so I have two houses. Di dov'è, signora? Ah, Gorizia, bene. Trieste. Ok, allora, questo è il nostro triplo sec. Lo conoscete magari come Contrô, ok? È la stessa cosa, sempre un liquore a base di arancia. Che ovviamente c'ha i suoi pro e i suoi contro. Ecco, vedi come ride quando le faccio io le battute. Grande, oh. Abbiamo la Bob Marley. So, alors le contre, ça c'est, on peut substituer le triple sec avec le contre, parce que c'est un typique produit d'ici, de Tenerife. Ok, so, ready for the ritual? Pronti! Time for right for the ritual! On est sur le fait de prendre notre rite. Lì! Cicche ciacche! Cicche ciacche! Cicche ciacche, cicche ciacche. E dritto ballate, dritto ballate. Senza. Ok, ready, pronti, parai, come avete? E nishi, nishi, cia, cia, cia. Vi dire come potete la frutta. How is happy? The fruit is happy e contenta del serfro. In confronto. Ok, then. The next alcoholic drink. Il prossimo alcolico. Next alcoholic tuta, così sta. Il prossimo, cosa si sa? Banana. Colore non è invitante. Cioccolata, che adesso cioccolato? No, ce l'ho anche. IP dei bambini, bravo! This is banana liquor! Oh, liquore alla banana! So this is a typical product from Tenerife because they make with the small, calling platano. The small banana platano, like the banana from Damiano. The big one are like mine, the banana which you use. And then we have the banana of Alex, if you make a little bit of space, because it makes space. This is the banana of Alex. Okay, so the banana, like I said, is a product from Tenerife. You will not find this in your hometown, but you can replace this with a sweet liquor, example like peach. So you can put it in banana liquor, ersetzt it as nur hier in Tenerife. Da kann man auch noch den mit einem Pfirsichlikör. Allora, questo è il nostro liquore alla banana, è prodotto qui alle Canarie. Dovete sapere che qua alle Canarie le banane sono diverse da quelle che mangiavano in Italia, perché sono più piccole e più dolci. Se in Italia non trovate questo liquore alla banana, potete rimpiazzarlo con il liquore alla pesca, ok? Però se andate in qualche mercatino, di solito liquore alla banana. Pesca. Ok, so ready for the ritual, pronti per il rito, Cindy Bray, pronti, ready. Mishi, Mishi, cha, cha, cha. E we have a little bit more supporter from the Holland, eh? So now we go with the non-alcoholic. Pade alcol arancia analcolico, brava. Anche da voi c'è, esiste questa, no? Allora questa è la Fanta orange. So this is Fanta orange. If you want to have a little bit more sweet, you can also make fresh made orange juice. So das ist Fanta orange. Wenn ihr ein bisschen süß davon möchtet, könnt ihr das ersetzen mit frisch gepressten Orangensaft. Si vous voulez remplacer ça avec un peu plus de sucre, on peut remplacer avec fresh made orange juice. Quindi la nostra Fanta all'arancia, potete metterci anche una bella spremuta d'arancia se la volete un po' più fresca, ok? Aspetta, un calo. So, next one, prossimo, the next. Prossimo cos'è? Limone. Limone.
limone in Italy, Fanta lemon, whatever. So this gives a little bit of a bittersweet in the sangria. Gibt ein bisschen bitteren Geschmack für die sangria. La nostra Fanta limone che ci dà ancora un po' di dolcezza alla nostra sangria. Ok, adesso abbiamo l'acqua. Acqua? Aga! Aga! Non è acqua! Grappa! Sì, sicuro! Non devo neanche dopo! Mangiare? So, this is very important. From this you make the double. From there macht ihr doppel so viel rein. The set is here, mettete le double. Pourquoi? Warum? Perché? Pourquoi? Why? Perché? Perché mettete il doppio? Perché c'è il doppio in inglese? Come here, please, come here. Ma che devi fare un'operazione? Ok, so why we put the double of this one? Because the Sprite has the... Ma ti cazzare, ma qui è capacity to cover the taste of the alcohol. So you drink, and when you stand up, you fall down. Nicoletta is expert. Okay, so also the Sprite, also 7-Up, hat natürlich die Kapazität, den Alkoholgeschmack abzudecken. Das heißt, ihr trinkt, ihr spürt nichts und dann, wenn ihr aufsteht, müsst ihr euch gleich wieder hinsetzen, weil es euch schlecht wird. Quindi la nostra Sprite, le mettiamo il doppio, la Sprite ha la capacità di coprire il gusto dell'alcol, quindi bevete, quando vi alzate... Hey, ok, so rituale, rito! Rituale! Fundamental of the sangria. Das ist jetzt das Fundament von der sangria. Questa è la base della nostra sangria, ok? Now you can do in different ways. If you have a ladies night, you can make with white wine or champagne. Make it a little bit more luxury. We do the with the classic one, with the red wine, because sangria means sangre. Sangre means blood. This is the reason, because it's red, but be careful, don't put too much wine inside, only two bottles, otherwise the taste is too much from wine. So, allora, oggi facciamo la sangria classica, quindi col vino rosso, perché sangria arriva da sangre, quindi sangue. Rosso, ok, quindi quella classica. Invece potete farla a casa anche col vino bianco o con lo champagne, ok? Mi raccomando, non mettete troppo vino, perché non deve sapere solo di vino, questo è un errore comune. Perché a me è abbastanza vino, però che sei grosso io. So, das ist das Fundament von der Sangria. Ihr könnt natürlich jetzt mit Weißwein oder Champagne auch machen. Kommt drauf an, was ihr für einen Abend habt. Il lato B, non ho lato B, ho solo lato A e lato C. Anche il lato B. Bravo, vieni, mettete la bottiglia dentro, vai. So, aber wir machen den Klassiker mit Rotwein. Vai. Dove stai? Sta bene, amore mio? Amore mio. Vale, applauso! So, the sangria is finished. So now what you do is you leave this one day in the fridge so that it's very chilly, that all the fruits can absorb the alcohol, you can also eat the fruits. So das lasst ihr jetzt einen Tag im Kühlschrank, dass es schön abkühlt, dass die ganzen Früchte den ganzen Alkohol absorbieren können, ja? Allora, adesso la nostra sangria è pronta. La lasciamo un giorno in frigo a macerare, in modo che tutta la frutta assorba l'alcol, poi sia bella saporita, va bene? So, we see us tomorrow, same time, bye. Here, we say it tomorrow. Bye. So this, we have Mr. Alessio. E via. Un applauso ad Alessio, un applauso per Alessio. Bravo. Adesso we need the approval of dell'uomo del monte. So now we brauchen die Genehmigung vom Mann del Monte. Dobbiamo avere l'approvazione dell'uomo del monte. Ma uomo del monte in tutte le lingue si dice uomo del monte. The man of the monte. The man of the monte, Bacchi. So he's coming every week here to approve. Attenzione. Non muore. No. We'll try again next week.
Facciamo. So, ok, come closer, we're going to get out there. So, don't go away because we have the pasta, ok? Don't go away, non andate via, abbiamo la pasta. Here we go. No, non è possibile. Non è possibile. No. Non il piede fino a sopra così ci passa tutto. Ma puoi scolare? Vieni qua in vacanza. No, io ce l'ho forte. No, assaggiala! Vabbè, no, è per la frutta, per la frutta. No, ma guarda che è leggero. Ah, è buono, buono. È buono, è buono, è buono. No, non è buono. Allora adesso che tra poco perché la sangria è finita. Tra 5 minuti non c'è più. La puoi scolare? La sangria? Ciao. Nico, Nico, passa un bicchiere per la signora. Vale. Dai Fabio, mettiti vicino. Io lo faccio vedere. Faccio vedere la mia figlia. Così che stai lavorando. Quello è bello che dopo c'è una botta alle tre che sei. Vai. Vai, vai. Ciao Fabio. No, ma Alex ha tagliato la frutta. Grazie. Tu lo faccio già, sì. Io non sono la faccia.